voglio fare questo video per te che magari sei imprenditore, sei un libero professionista, sei un autonomo, sei un partita IVA, diciamo, e hai l'obiettivo di generare un utile. E ovviamente se sei un partita IVA o lo fai attraverso dei servizi, un servizio che tu puoi dare, magari sei un commercialista piuttosto che un fisioterapista piuttosto che un medico e quant'altro, o lo fai attraverso appunto dei prodotti che magari vendi perché magari sei un venditore o un rappresentante. Ecco, voglio soffermarmi su un aspetto che molti sottovalutano ed è quello di creare la relazione con il tuo cliente. Troppi ancora oggi sono convinti che dare prestazione di alta qualità basti, non basta più la qualità. Perché? Perché sempre più persone sono persone che hanno competenza, sempre più persone sono persone che danno qualità, ok? Quindi non soffermarti solo sulla qualità del tuo servizio o addirittura sul prezzo. È arrivato il momento di rendersi conto che tantissime persone stanno diventando brave. Sempre più gente è competente, sempre più professionisti, sempre più partita IVA diventano competenti e c'è da metterci qualcosa in più. Questo qualcosa in più te lo può dare il creare relazione con chi ti interfacci, quindi con chi è il tuo possibile cliente. Ecco, un consiglio che posso darti è: vuoi creare relazione per fare qualcosa di diverso rispetto a tutte le partite IVA, tutti i liberi professionisti, tutti gli autonomi, tutti gli imprenditori che in questo momento magari stanno facendo molto bene perché sono competenti e perché danno valore al mercato? Se vuoi farlo è semplicissimo. Un modo che mi viene in mente è chiamarlo alle ricorrenze, quindi compie gli anni, mi segno le date, compie gli anni, gli faccio una telefonata sentita e gli faccio gli auguri. Periodicamente mi confronto con lui, lo chiamo magari per parlare non solo di lavoro, ma lo chiamo per che ne so, per parlare d'altro. Mi trovo, condivido dei momenti con il mio cliente, perché ricordatevi che il vostro cliente è contento se voi gli offrite un servizio che va bene, un servizio di qualità. Però c'è da capire che l'uomo vive di emozioni, quindi oltre al servizio noi dobbiamo dare emozioni alle persone, dobbiamo vivere emozioni con le persone. Solo vivendo emozioni, solo vivendo qualcosa di più che un semplice trattamento piuttosto che un semplice ordine, riusciremo a creare qualcosa di duraturo nel tempo. Quindi vuoi davvero fare la differenza oggi come oggi? Oltre alla competenza devi essere anche capace di instaurare una relazione duratura nel tempo, perché quando crei una relazione duratura nel tempo quel cliente non è più un semplice cliente, ma diventa quasi un amico, diventa un confidente, diventa una persona con la quale condividere momenti, condividere opportunità, condividere situazioni extra lavorative. Ricordati che creare emozioni nelle persone, emozioni positive, fa sì che loro si ricordino di te per sempre. Le emozioni sono per sempre. Non è come la vendita è andata bene o il trattamento fantastico dove magari gli hai risolto il problema al cliente. Quando vivi le emozioni positive con il tuo cliente si ricorderà di te a vita. E quando arriverà una persona che è competente come te o che magari fa un servizio a un prezzo inferiore al tuo, lui non ci pensa minimamente di cambiare. Perché? Perché di te si fida, perché con te ha creato qualcosa di più. È normale, devi darti del tempo. Ci vuole tempo per costruire le relazioni, quindi armati di pazienza. Comincia da subito a interagire col tuo cliente in maniera diversa. Comincia a costruire qualcosa che duri e perduri nel tempo. Così riuscirai a ottenere risultati oggi. Soprattutto riuscirai a mantenere i tuoi risultati nel tempo. Acquisisci competenza, dai valore al tuo cliente, crea relazione. Mi raccomando, crea relazione. Ciao.